L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza del Presidente del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Stefano Laporta, che ringrazio per la presenza. Partecipano all'audizione anche Alessandro Bratti, Direttore Generale ISPRA, Fabio Carella, Direttore Generale ARPA Lombardia, Marco Lupo, Direttore Generale ARPA Lazio, Valeria Frittelloni, Direttore del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare per ISPRA, Claudio Numa, responsabile dell'area per le emergenze ambientali sulla terraferma. L'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul fenomeno degli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti. Comunico che gli auditi hanno preso visione della disciplina relativa al regime di pubblicità del resoconto stenografico della seduta. Noi ci stiamo occupando di questo filone d'inchiesta sugli incendi e quindi insomma, in particolare quindi vorremmo soffermarci sulla strategia del sistema nazionale per i controlli, anche affrontare la definizione dei LEPTA e in generale il coordinamento tra tutti i soggetti che si occupano dei controlli e anche sulle attività e sulle risorse economiche ovviamente per effettuare i controlli. È inutile che vi dica insomma come funziona l'audizione perché siete tutti esperti, quindi non c'è bisogno che aggiunga altro. Io cederei la parola al Presidente Laporta e poi ve la gestite voi come ritenete opportuno e poi eventualmente vi faremo noi delle domande. Grazie. Buonasera, spero mi sentiate e mi vediate. Grazie Presidente Vignaroli, grazie ai componenti della Commissione bicamerale per questa audizione che ci dà modo di presentare e illustrare le nostre attività sui temi che lei ha richiamato nell'introduzione, che sono tanti. Diciamo, sono una parte rilevante del core business del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente e proprio per questo le ho chiesto di autorizzare la partecipazione insieme a me dei colleghi che poi si occupano specificatamente di questi settori, proprio per poter essere anche più precisi, per poter rispondere alle eventuali domande dei componenti della Commissione. Anche per dare un'idea, vorrei dire plastica, nel senso che ci vedete qui tutti quanti insieme, della dimensione del sistema al quale anche intendiamo presentarci nelle sedi parlamentari, l'idea Allora, si sta che sentendo, abbiano questa ci sono caratteristica, problemi visto. di banda di linea, quindi non so se dipende da chi dipende, ma forse provando, Interrompo il video, è meglio? esatto, forse Ok. potrebbe andare meglio. Allora, adesso mi sentite solamente. Spero vada meglio. Nella delegazione che lei ha presentato, Presidente, per un errore di comunicazione era saltato il nome dell'ingegnere Alfredo Pini, credo che l'abbiano mandato una decina di minuti fa e le chiedo l'autorizzazione a metterlo a partecipare insieme alla delegazione del sistema in questa audizione. Ora, io se lei è d'accordo, andrei. Mi sentite o ci sono dei problemi? Perfetto, Sì, si sente, si sente. grazie. Io se lei è d'accordo andrei, diciamo, avanti, suddividendo un attimo il mio intervento rispetto alle domande che lei ci ha posto. E di volta in volta, vista l'autorizzazione che lei mi ha concesso, chiederei ai colleghi la possibilità di intervenire e di presentare nello specifico alcune date o alcune situazioni peculiari. Intanto una premessa di contesto: il sistema ha operato in questi anni. Diciamo, con una dimensione che sempre più si è andata incrementando, appunto di sistema nazionale, anche superando alcune disomogeneità ancora presenti
tra le diverse realtà territoriali, intensificando le attività più in generale di controllo sul territorio nazionale, lavorando a fianco alle autorità preposte non solo per la gestione delle eventuali emergenze, ma anche diciamo per la prevenzione rispetto a questi fenomeni che pur tuttavia continuano a essere parte rilevante della nostra attività. Per una serie di ragioni che andrò sinteticamente ad esporre anche nel proseguo dell'audizione, diciamo, non siamo ancora in grado di poter elaborare una strategia nazionale, integrata rispetto a questo tipo di operazioni, ma abbiamo adottato nel corso di questi anni linee guida tecniche e strumenti operativi che ci consentono appunto di operare superando poi alcune disomogeneità ancora presenti e a questo punto mi permetta subito ancora una volta di far presente come l'attuazione dei decreti, scusi, l'emanazione dei decreti attuativi della legge 132, in particolare mi riferisco all'adozione dei regolamenti ispettori e poi parleremo del DPCM sui LEPTA, consentirebbe di fare un salto, in avanti sia di qualità sia di quantità rispetto a questo tipo di attività. L'altro tema in premessa, che mi preme rilevare ma che è noto, ai componenti della Commissione, è la necessità, che noi ancora una volta rileviamo e risottoponiamo alla vostra attenzione, di fare chiarezza nel dettato normativo tra le competenze previste dalla 132 ed assegnate al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e il disposto della legge 152 sulla abolizione delle province, perché questo poi genera inevitabilmente una serie di attività che si ripercuotono anche sul nostro sistema e che diciamo, non consentono di poter avere una strategia complessiva rispetto alle ispezioni e ai controlli su questi impianti, perché siamo chiamati spessissimo a dover intervenire senza poterne effettuare alcun tipo di programmazione su situazioni appunto che riguardano impianti soggetti alle cosiddette autorizzazioni semplificate che erano di competenza delle amministrazioni provinciali. Molto sinteticamente, se mi permette, così mi sembra anche la sede giusta per dare un'anteprima rispetto al tema dei controlli, perché siamo in fase di approvazione come Consiglio nazionale del rapporto di sistema sui controlli agli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, quindi apro una piccolissima parentesi rispetto al tema oggetto dell'audizione, però volevo dare diciamo in questa sede questa anticipazione, sarà poi formalizzata l'approvazione del documento. Se non nel consiglio di domani non ce la facciamo, nel prossimo consiglio di maggio, ecco, i dati riferiti al 2019 parlano di una dimensione di sistema, mi riferisco agli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale tra nazionali e regionali, di 6.384 impianti, a fronte dei quali sono state effettuate 1.883 ispezioni. Per una percentuale tra il totale e le ispezioni effettuate dal sistema del 29%, con un incremento sensibile rispetto a quelle effettuate nel 2018, che devono essere aggiunte, anche se ovviamente distinte, alle ispezioni e ai controlli effettuati sugli impianti della legge Seveso, sono 497 i cosiddetti RIR, cioè gli impianti a rischio di incidente rilevante. Sono state effettuate dal sistema 147 ispezioni, anche qui con una percentuale omogenea del 29,5%. Abbiamo effettuato 3 ispezioni straordinarie agli impianti soggetti ad AIA, 8 agli impianti soggetti alla Seveso e 389 controlli e accessi ispettivi, non nell'ambito, diciamo, delle ispezioni programmate AIA o Seveso, sugli impianti soggetti ad autorizzazione regionale, ovvero ad autorizzazione semplificata. Con questa premessa di carattere generale, anche per non abusare della pazienza solo con la mia voce, chiederei su questo punto prima all'ingegner Pini di dare qualche elemento di chiarificazione di contesto rispetto al tema dei controlli e delle ispezioni e poi
all'ingegner Frittelloni. Ingegner Pini è capo del Dipartimento Valutazioni, l'ingegner Frittelloni è responsabile del Centro Nazionale Economia Circolare per Rifiuti, di invece dare elementi specifici di dettaglio al problema incendi che lei ha sollevato. Ovviamente nei prossimi giorni, Presidente, faremo avere poi una relazione completa, un documento completo rispetto a quello che stiamo dicendo, anche ai temi trattati. Se lei mi permette, allora do la parola ai colleghi. Prego. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti i componenti della Commissione. Molto rapidamente ad integrare i dati sui controlli dell'anno 2019 che ha appena menzionato il Presidente, posso indicare alcuni elementi di coordinamento che hanno fatto da contorno a questi dati. Intanto ISPRA attraverso la mia persona e quindi il sistema è anche parte dell'azione di coordinamento che si svolge in ambito Unione Europea sulle attività di controllo in campo ambientale. Dei temi della programmazione, dell'esecuzione dei controlli, discutiamo nell'Intergovernment Forum per la compliance ambientale a Bruxelles. Quindi posso anche riportare alla Commissione che i dati, dal punto di vista quantitativo, riportati dal Presidente, vale a dire una incidenza in termini di controlli annui in campo autorizzazione integrata ambientale AIA e in campo rischio di incidente rilevante Seveso, un'incidenza, dicevo, intorno al 30% del complessivo degli impianti che sono operanti sul territorio nazionale e in linea anche, devo dire, leggermente nel campo alto, diciamo, di prestazioni che sono comuni a livello di Unione Europea. L'idea è che un ciclo complessivo che vada a interessare la totalità degli impianti sul territorio nazionale si debba esaurire tra i 3 e i 4 anni, sulla base di analisi che sono in genere condotte in termini di rischio ambientale, analisi di rischio, che vuol dire ovviamente che ci sono stabilimenti che sono soggetti a ispezioni con frequenza anche superiore all'anno, anche nel nostro paese. Così abbiamo nell'ambito di quei 1.800 oltre attività ispettive AIA che ha menzionato il Presidente, ci sono stabilimenti che sono stati ispezionati e visitati più di una volta nel corso di un anno e stabilimenti invece che hanno una frequenza che è intorno a una ispezione su un triennio o su un quadriennio. In particolare l'AIA richiede un'ispezione minima su un triennio. Quindi questa è l'indicazione di coordinamento in termini di quantità delle ispezioni. Il sistema, l'SNPA, si è anche allineato alle indicazioni di buone pratiche che sono state concordate in ambito di Unione Europea in termini di programmazione. Dicevo prima che noi abbiamo un sistema di programmazione basata sul rischio ambientale delle installazioni che ci consente proprio il discrimine fra le frequenze che dicevo prima anche più di una volta l'anno e le frequenze di un'ispezione su base triennale. In ambito SNPA e anche e soprattutto in ambito di Unione Europea si sta anche riflettendo se il rischio ambientale sia l'unico criterio esaustivo in termini di capacità di programmazione delle attività ispettive, che per quanto riguarda l'SNPA ovviamente sono attività di vigilanza amministrativa, quindi hanno una finalità precipua di tipo preventivo non hanno ovviamente quella finalità di natura repressiva che è propria invece delle attività di polizia giudiziaria, di vigilanza in ambito giudiziario. Ma ci sono alcuni aspetti sui quali si sta riflettendo e che credo possano
essere rilevanti poi anche per il tema più generale, per il tema più specifico, chiedo scusa, di cui si discute questa sera in commissione, che sono gli eventi accaduti negli impianti di trattamento rifiuti. Ecco, in quella logica si sta ragionando se il solo approccio basato sull'analisi di rischio ambientale non debba essere integrato anche in sede di vigilanza di tipo amministrativo, quindi vigilanza di tipo preventivo, da ulteriori valutazioni in termini di rischio legato alla gestione dello stabilimento, alla gestione dell'impianto. Aspetto che oggi nelle nostre analisi, nei nostri parametri di rischio, entra marginalmente, entra solo ed esclusivamente in termini di frequenza di violazioni che sono state riscontrate sugli stabilimenti operanti sul territorio, ma non in termini di gestione territoriale e assetto proprietario degli stabilimenti, che è un altro degli elementi che potrebbero essere in prospettiva inserite, che al momento tanto a livello di Unione Europea tanto quanto ovviamente in ambito SNPA non sono valutati, ripeto, in sede amministrativa, in sede preventiva, mentre sono elementi tipici poi della programmazione delle azioni in ambito di polizia giudiziaria. L'SNPA, oltre alla parte di programmazione, ha prodotto in circa 10 anni ormai di attività comune e condivisa nell'ambito degli impianti soggetti a autorizzazione integrata ambientale o gli impianti a rischio di incidente rilevante, un'abbondante anche quantità di documentazione tecnica a partire dai requisiti minimi delle strumentazioni di monitoraggio che vengono utilizzate, a finire anche alle pratiche di conduzione delle attività ispettive, tant'è che oggi all'interno dell'SNPA, quindi sul territorio nazionale, di fatto condividiamo schemi di programmazione delle attività, schemi di rendicontazione e verbalizzazione delle attività che vengono condotte sul territorio. Io direi che come inquadramento, poi se necessario posso eventualmente fornire qualche ulteriore elemento di maggior dettaglio che dovesse essere necessario nella discussione successiva. Sì, giusto, sì, grazie. Giusto per faccio una domanda, giusto per capire se ho capito bene io, un gioco di parole, nel senso che oltre a valutare dei rischi ambientali, magari un impianto che non è proprio ad alto rischio ambientale, per i fattori di gestione, cosa si intende? Nel senso che magari la proprietà ha avuto dei precedenti penali o dei reati ambientali e quindi questo va a influire, esatto, sulla... Ok, perfetto. Allora, esattamente questo, Presidente, esattamente questo. Ok, prego. Grazie Presidente. Allora chiederei alla collega Frittelloni e poi ci sarà il collega Muma che condividerà, se mi permette, ci permette alcune slide sulla ripartizione di alcune gestioni, di alcune situazioni di emergenza che abbiamo gestito nel corso di quest'anno. Grazie, prego Valeria. Grazie Presidente, buonasera Presidente Vignaroli, saluto tutti i commissari. Allora mi soffermo brevemente, poi lasceremo magari una relazione un pochino più dettagliata sulle attività invece di vigilanza sulla gestione dei rifiuti che abbiamo realizzato insieme tutto il sistema nazionale. Allora, come sapete, l'articolo 197 del decreto legislativo 152 non conferisce competenze di controllo alle agenzie e all'ISPRA in tema di gestione dei rifiuti, ma l'articolo 197 stabilisce che queste competenze di controllo sulle attività di gestione dei rifiuti spettano alle province e anche la verifica di tutte le attività effettuate in procedura semplificata. Sempre lo stesso articolo poi stabilisce che le province, ove ritengano opportuno, possano avvalersi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. E
Sempre il medesimo articolo stabilisce anche la possibilità che il Comando Carabinieri di tutela dell'ambiente, su incarico del Ministero dell'Ambiente, possa effettuare attività di verifica sugli impianti di gestione dei rifiuti. Quindi la normativa, diciamo, sul controllo degli impianti di gestione dei rifiuti, fatta salva, diciamo, la parte relativa alle autorizzazioni integrate ambientali di cui ha già parlato l'ingegner Pini, è diciamo, una normativa che per le attività di controllo fa riferimento in pratica alle competenze delle province. Nonostante questo, il Ministero dell'Ambiente si avvale di ISPRA per svolgere delle funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti in generale, ai sensi dell'articolo 206 bis, sempre del decreto legislativo 152. Bene, nell'ambito di queste azioni di vigilanza, insieme al Ministero della Transizione Ecologica, già da 2 anni abbiamo stabilito, anche sulla base di quanto rilevato nella scorsa legislatura da questa commissione bicamerale che aveva nella relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, individuato alcuni elementi particolari critici nella gestione dei rifiuti che avevano poi dato seguito a questi episodi di incendio, appunto, dicevo, col Ministero dell'Ambiente, nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo sugli impianti di gestione dei rifiuti, abbiamo programmato una serie di ispezioni e di controlli agli impianti realizzati proprio sull'intero Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. Quindi abbiamo fatto una programmazione che prevede 350 ispezioni ogni anno, individuando quelli che secondo noi sono gli impianti un pochino più critici da questo punto di vista. Quindi in particolare abbiamo focalizzato la nostra attenzione sugli impianti in procedura semplificata, in particolare gli impianti che prevedono attività di stoccaggio o messa in riserva, gli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso e gli impianti di trattamento RAE. Nel corso del primo anno di attività, che si è conclusa diciamo a settembre del 2020, sono stati completati le 350 visite ispettive previste dalla programmazione del primo anno di questa attività svolta insieme al Ministero dell'Ambiente. Di questi 350 controlli, il 56% ha interessato proprio gli impianti in procedura semplificata, il 28% degli impianti di veicoli di trattamento dei veicoli fuori uso, e la restante quota dei controlli si è invece concentrata sugli impianti di trattamento dei RAE. Bene, da questi controlli è emerso che meno della metà degli impianti operano diciamo in maniera conforme alla normativa. Negli altri casi abbiamo rilevato non conformità o di tipo amministrativo o addirittura di tipo penale. Le non conformità di tipo amministrativo chiaramente hanno riguardato soprattutto la tenuta della documentazione amministrativa necessaria, quindi in particolare la tenuta non conforme dei registri di carico e scarico. Mentre per quanto riguarda le non conformità di tipo penale, la situazione peggiore è stata rilevata proprio sugli impianti che effettuano attività di stoccaggio, e ha interessato proprio la non corretta tenuta delle aree di stoccaggio, sia per le tempistiche previste dalle autorizzazioni, quindi non conformità rispetto ai tempi previsti, che per le quantità di rifiuti presenti negli impianti, che superavano le quantità autorizzate o diciamo che erano possibili mettere in riserva anche ai sensi dei DM sulle procedure semplificate. Questa attività, come potete immaginare, si è svolta in un anno molto critico, che ha reso particolarmente difficile l'esecuzione dei sopralluoghi, soprattutto in alcune aree del paese in cui le attività in campo sono state per diversi mesi bloccate. Comunque, nonostante questo, la prima annualità si è conclusa con pochi mesi di ritardo, e già oggi abbiamo eseguito 151 ispezioni delle successive 350 della seconda annualità. Anche in questo caso abbiamo focalizzato l'attenzione sugli impianti di cui già vi ho detto, a cui però si sono aggiunti gli impianti di compostaggio e gli impianti che effettuano attività di recupero da cui esitano end waste.
Proprio sui controlli end waste volevo aprire e chiudere una parentesi per darvi qualche numero. Voi sapete che alla fine dell'anno 2019 è entrata in vigore una norma, la legge 128, che ha conferito al Sistema Nazionale di Protezione Ambientale nuovi compiti di controllo sugli impianti di gestione dei rifiuti ed in particolare sugli impianti di recupero da cui esitano end waste. Sulla base, diciamo, di queste nuove competenze, il sistema, diciamo, in una attività di coordinamento molto veloce, devo dire, nel giro di 3 mesi si è dotato di una linea guida tecnica che consente di effettuare le ispezioni su tutto il territorio nazionale in una maniera omogenea sul territorio, e nel corso del primo anno, nonostante appunto i problemi della pandemia, sono stati controllati il 48% degli impianti per i quali le autorità competenti hanno comunicato i provvedimenti di autorizzazione proprio ai sensi della legge 128. E io mi fermo qui, poi se ci sono delle domande chiaramente sono disponibile per le risposte. Sì, no, mi viene commentando questi dati a livello, diciamo così, pratico, che avete il polso. Mi sembra che su questi 350 controlli cioè, non ho ben capito, mi sembra che praticamente la metà non erano esatto. Quindi esattamente, 350 che... controlli, poi Presidente, sono una goccia nel mare, perché ci sono migliaia di impianti sul territorio italiano, però diciamo, per quello che abbiamo potuto controllare. Ma questo 50% sono sia semplici non conformità sui documenti o anche cose più gravi? Entrambe, cioè sono in parte non conformità di tipo amministrativo, in parte anche di tipo penale. E quindi l'altra metà invece era perfettamente in regola, giusto? Le altre sì, erano perfettamente conformi. Questa cifra mi sembra allarmante o sbaglio? Direi che, diciamo, sì, è un po' preoccupante, perché la metà degli impianti che non sono conformi, anche se soltanto per motivi amministrativi, comunque è una criticità sicuramente. Certo, anche perché poi questi motivi amministrativi potrebbero essere una prima spia che poi portano a qualcosa di più grave. E invece per quanto riguarda quelli degli impianti end waste, quindi sono stati controllati, se ho capito bene, quasi la metà degli impianti autorizzati, ma i risultati... Comunicati dalle autorità competenti. Ok, e i risultati di questi controlli non ce li vedi ancora? Allora, abbiamo i risultati dei primi 20 impianti controllati, perché lei consideri che per la questione della pandemia a fine agosto abbiamo avuto soltanto 41 comunicazioni dalle autorità competenti di nuove autorizzazioni rilasciate ai fini della cessazione a qualifica dei rifiuti. Di questi ne abbiamo controllati 20. Chiaramente questi sono controlli specifici, cioè finalizzati a verificare quelle che sono le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, quindi non attengono alla gestione in generale dei rifiuti, ma sono controlli proprio finalizzati alla verifica del processo di cessazione della qualifica di rifiuto. Diciamo che in linea generale gli esiti sono positivi, nel senso che generalmente abbiamo trovato degli impianti che operano in maniera conforme, con delle piccole criticità, diciamo, che riguardano alcune, come posso dire, questioni che non sono ben dettagliate nelle autorizzazioni, per cui hanno reso più complicato il controllo. Per esempio la definizione del lotto sul quale fare la dichiarazione di conformità, la presenza di un sistema di gestione all'interno dell'impianto, la presenza di una dichiarazione di conformità sul prodotto, quindi diciamo, sono stati rilevati delle criticità che però abbiamo segnalato anche alle autorità competenti, in modo tale da poter allineare i provvedimenti amministrativi proprio allo scopo di rendere conforme in maniera generale l'attività di questi impianti. Perfetto, quindi questa prima esperienza magari, ecco, genererà delle, diciamo così, anche delle linee guida, potrebbe, insomma, in modo tale che c'è una uniformità. Prego. Sì. Sì, grazie Presidente. Su questo punto, per completare un po' la ricostruzione, scusi, la risposta a questa domanda sugli incendi, chiederei all'ingegner Claudio Numa del Centro Nazionale Emergenze di voler condividere, illustrare, se ne permette, qualche
Sente a tratti diciamo, se può comprendere anche togliere, se questa può dimensione. togliere il video perché si sente male. Allora, scusi, allora riproviamo. Vabbè, l'ho tolto, non prendetelo per una scortesia. Stavo dicendo, chiederei all'ingegner Numa di condividere, se ne è d'accordo, le 3-4 slide che avevamo preparato per la parte relativa alla gestione delle emergenze legate al fenomeno degli incendi, anche dal punto di vista proprio delle situazioni di crisi che ci siamo trovati ad affrontare. Prego, il collega Numa è appunto ingegner di Numa del Centro Nazionale Emergenze e Danno dell'ISPRA. Grazie Presidente, buonasera Presidente e a tutti i membri della Commissione. Allora, provo a condividere alcune slide. Riuscite a vederlo? Sì, perfetto. Allora, diciamo che il rapporto e quindi i dati che poi sono contenuti all'interno del rapporto nasce da un'idea del 2018 in cui insieme alla rete del Sistema Nazionale per le Emergenze Ambientali ci siamo posti il problema di diffondere, divulgare i dati relativi alle attivazioni in emergenza del Sistema Nazionale, sia per far conoscere il ruolo dell'SNPA all'esterno, e sia soprattutto per incentivare la partecipazione attiva al processo e sensibilizzare, diciamo, gli esterni al sistema nazionale alle tematiche emergenziali. Il primo rapporto nasce con i dati del 2019. La prima problematica però è legata alla differenziazione di sistemi di registrazione che erano presenti all'interno del sistema nazionale nelle diverse agenzie regionali. Per cui il dato relativo al 2019 è un dato assoluto in termini di incendi, passo direttamente alla slide, e fa registrare diciamo 199 incendi che però non sono appunto differenziati per tipologie, quindi all'interno della categoria sono sia gli incendi in impianti industriali che ovviamente in siti di trattamento rifiuti. Quello che si vede dalla slide ovviamente è che i mesi estivi sono quelli più caratterizzati dagli eventi e il secondo dato è relativo al numero di agenzie o numero di regioni all'interno delle quali si sviluppa questa categoria di evento e che quindi contribuiscono al numero totale. Quello che potete vedere, appunto, per darvi, insomma, farvi capire come funziona il grafico, nel mese di luglio circa 10, in 10 territori regionali si è verificato almeno un evento di incendio. E così tutto il resto dell'anno. Nel 2020 siamo riusciti invece a utilizzare una scheda di registrazione più omogenea all'interno del sistema nazionale e quindi siamo riusciti anche ad avere il dato relativo agli incendi occorsi negli impianti di trattamento rifiuti. Quello che emerge nel 2020 lo vedete nella slide, a farla da padrone le regioni Veneto e Lombardia con 7 eventi nel corso del 2020 e poi a seguire Campania e Emilia-Romagna per poi, diciamo, assestarsi un gradino sotto la Calabria con 4 incendi, la Calabria e l'Umbria con 4 eventi incendiari. Abbiamo fatto anche, diciamo, delle percentuali, insomma, il 15% degli eventi sono occorsi nel territorio della Lombardia e del Veneto. L'11% in Campania, Emilia-Romagna e poi, come dicevamo, Calabria e Umbria con 9%. Le altre regioni hanno delle incidenze minori. Abbiamo fatto anche una differenziazione tra gli eventi occorsi sulla base della suddivisione geografica e, come si vede, quasi la metà degli eventi sono occorsi nel nord Italia. E sud e centro più o meno si equivalgono con percentuali similari. Per quanto riguarda anche qui nel 2020 abbiamo fatto quanto fatto nel 2019, ovvero abbiamo suddiviso gli eventi su base mensile e i mesi estivi anche in questo caso la fanno da padrone con l'eccezione del mese di luglio,
che invece ha registrato due soli eventi, due soli accadimenti. E in ultimo abbiamo preparato una slide in cui si vede la distribuzione degli incendi per regione su base mensile. E quello che è possibile notare è che alcune regioni gli eventi sono più ricorrenti nello stesso mese. Vediamo per esempio che il Veneto ha tre accadimenti in aprile, il Lazio tutte e tre in luglio, e la Calabria a ottobre e la Campania in settembre. Questi sono appunto dati in via di, ancora di preparazione, quindi sono un'anticipazione su quello che sarà poi il rapporto 2020. Io su questa parte ho concluso. Presidente Vignaroli, se lei è d'accordo, chiederei, visto che c'è l'ingegner Numa, ha preparato anche la parte relativa all'applicazione di nuove tecnologie rispetto ai modelli di valutazione degli impatti, in particolare della qualità dell'aria. Sul punto, noi sappiamo che voi avete già acquisito una relazione, mi sono ricordo male, anche già ascoltato i colleghi della Regione dell'ARPA Lombardia, che peraltro sono qui presenti, ma comunque avevamo preparato anche qualche slide, quindi anche per continuità di esposizione, se lei mi permette, chiederei all'ingegner Numa di passare anche a questa fase della presentazione. Mi permetto solo di completare quello che diceva l'ingegnere dicendo che ovviamente i dati che abbiamo presentato con riferimento alle regioni dove si sono presentati il maggior numero di incendi dipendono anche dal fatto che sono le regioni dove sono presenti il maggior numero di impianti. E comunque noi non abbiamo elementi per stabilire le cause ovviamente di questo fenomeno, perché queste poi fanno parte di altro tipo di attività investigativa che non è stata accertata dal sistema nazionale. Se il Presidente Vignaroli è d'accordo, prego l'ingegner Numa di andare avanti con la Sì, parte di applicazione delle no, nuove tecnologie. solo per chiedere, mi sembra che questi numeri siano più bassi rispetto, mi confermate, a quelli, insomma, del 2018-2019. Rispetto al 2019, per i dati che abbiamo noi, come le dicevo, il dato era complessivo, quindi 199 eventi nel 2019 a fronte di 47 nel 2020, che però si riferiscono, esclusivamente a impianti di trattamento rifiuti. La cosa che chiaramente ha chiarito il Presidente è un aspetto importante perché non, in assoluto non è detto che questi numeri corrispondano alla totalità degli eventi occorsi presso impianti di trattamento. Questi sono solo quelli che hanno comportato un'attivazione del sistema nazionale. Quindi se per caso in un qualche evento incendiario di breve durata, che non ha comportato eventi, diciamo, con impatti sull'ambiente, potrebbe non aver determinato l'attivazione del sistema nazionale e quindi non essere registrato in queste statistiche. E per quanto riguarda le nuove tecnologie, noi abbiamo sempre nell'ambito della gestione delle emergenze, abbiamo provato a sviluppare dei sistemi basati sull'osservazione della Terra da dati satellitari. In particolare oggi vi mostro un esempio che ha visto un evento incendiario nel settembre del 2019 presso un impianto in Campania, in provincia di Avellino. Si è fatta una sperimentazione relativa alla mappatura del plume atmosferico e l'obiettivo della sperimentazione era connesso alla delimitazione dell'area interessata dal passaggio del plume atmosferico, che ci consentiva anche di immaginare dove poter fare, diciamo, il dettaglio dei piani di campionamento a valle dell'evento per poter stabilire se ci fossero delle situazioni di contaminazione dei suoli nelle ricadute nel follow-up del plume. Vi mostro subito la sperimentazione. Queste immagini che vedete rappresentano la distribuzione del plume atmosferico diciamo, in diversi momenti dell'evento. L'evento è iniziato intorno alle 13:15 e si è concluso intorno alle 16. E
si vede dalle immagini come ovviamente a seconda cioè, c'è stata anche un'inversione meteo, per cui nella terza immagine, quella delle 15, si vede anche uno spostamento del plume atmosferico. E quello che riteniamo, insomma, sia stato utile e importante è anche verificare il passaggio di questo plume atmosferico nei vari comuni che erano vicini, diciamo, all'evento. Il fenomeno, diciamo, di osservazione è basato sull'attenuazione radiometrica che si sviluppa sulla banda del visibile, sulla parte luminosa, che incontrando una massa, diciamo, attenua il segnale luminoso rispetto a dei punti dove ovviamente non c'è il passaggio della nuvola. Si vede dall'immagine, si riesce a vedere con abbastanza chiaramente come a distanza, diciamo, di poco tempo il plume passa da un comune, inizia in Verdece Avellino, che è la località dove ha luogo l'evento, intorno alle 13:15, e man mano si sposta sugli altri comuni vicini. Ovviamente questa tecnologia ha delle limitazioni che possiamo notare come esempio sull'evento invece della Eco X. La limitazione è allora, intanto si basa sull'osservazione della Terra da parte di satelliti geostazionari che, essendo molto distanti dalla Terra, parliamo di 30.000 km, e coprendo una vasta area del territorio, hanno delle risoluzioni non molto alte. E soprattutto, però, la cosa importante è che hanno una visuale, diciamo, della zona di osservazione che è, come dire, fissa sulla Terra, quindi sono geostazionari, seguono l'orbita della Terra. Quindi abbiamo le stesse immagini con dei refresh ogni 15 minuti, ed è possibile quindi mappare l'evento di 15 minuti in 15 minuti. La risoluzione, ripeto, non è alta, stiamo parlando diciamo, di risoluzione del chilometro, dell'ordine del chilometro. Quello che invece si vede nell'evento della Eco X, dove in direzione della freccia vedete un vuoto, ed è legato molto probabilmente a delle condizioni meteo, e in particolare alla presenza di nuvole, perché non si riesce a distinguere, a fare differenza con questo sistema tra diciamo, l'attenuazione dovuta al plume atmosferico e quello invece legato alle nubi. L'altra debolezza del sistema è legata alla copertura in ore notturne, dove non c'è data la possibilità di verificare questi eventi. Siamo ancora, ripeto, sul tema delle sperimentazioni. È un percorso ovviamente nuovo anche per noi, e piano piano stiamo cercando di implementarlo. Io con questo avrei finito, ovviamente rimango a disposizione per le domande. Grazie ingegnere, se posso Presidente, solo per completare, quella che avete visto è una dimostrazione, ma sono state immagini che poi hanno costituito la base delle discussioni tecniche che si sono poi succedute nel corso di quelle ore successive all'incendio, all'interno del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e poi successivamente CCS convocato dal Prefetto di Avellino, dove in stretto contatto con l'Agenzia Regionale Campana e il Comando sia regionale sia provinciale dei Vigili del Fuoco sono state poi diffuse queste immagini, commentate e hanno consentito alle autorità locali l'adozione poi dei provvedimenti diciamo più idonei rispetto alla tutela della popolazione, oltre che alla gestione diciamo dell'evento stesso. Se posso solo permettermi, siccome li ho seguiti tutti e due in due diciamo, vesti differenti, questa slide che adesso rappresenta la debolezza del sistema, però è una slide che tratta dall'incendio di Pomezia, se non mi ricordo male, Esatto. parliamo del 2017, e vedendo le immagini, diciamo, delle ore di luce, già diciamo, dei due eventi a distanza di 2 anni, abbiamo potuto
apprezzare una risoluzione che ancora presenta quelle caratteristiche, diciamo, di debolezza che ci ha segnalato l'ingegner Nuva, ma che è significativamente migliorata rispetto appunto ai 2 anni precedenti. Che cosa voglio dire? Voglio dire che abbiamo poi anche come sistema nazionale istituito un tavolo proprio specifico di referenti tecnici per quanto riguarda il programma Copernicus e le applicazioni satellitari per l'osservazione della Terra, con il compito di definire ancora meglio le esigenze della comunità utenti rappresentata appunto dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale e inserirci poi nei programmi appunto di osservazione spaziale della Terra che sono in corso di attuazione da parte dell'Unione Europea. Stiamo completando ormai, come sapete, il programma relativo al MIR e al Copernicus, proprio per segnalare una serie di specifiche tecniche che poi saranno recepite nei bandi per la realizzazione dei nuovi satelliti. Però è visibile, vi manderemo poi la relazione, il miglioramento significativo già a soli 2 anni di distanza dei livelli di risoluzione dei 2 incendi, tanto che appunto nel 2019 buona parte delle operazioni di gestione rispetto allo sviluppo diciamo del fenomeno con riferimento alla qualità dell'aria si sono proprio legate a questo tipo di immagini che provenivano dai satelliti e che, ripeto, hanno consentito all'ARPA anche locale di posizionare poi le centraline mobili in modo da avere dei punti di osservazione, ecco come fa vedere adesso il collega, rispetto allo sviluppo e alla diffusione del plume, escludendo alcune zone che in un primo momento sembravano interessate, e invece andandoci a concentrare sulle zone che poi di fatto, rispetto diciamo, al puntino verde, che era il capoluogo di provincia, appunto Avellino, poi si sono rivelate quelle più interessate dai fenomeni, diciamo, di inquinamento atmosferico legato all'incendio che si era sviluppato. Se su questo, diciamo, poi vi manderemo ovviamente anche più nel dettaglio queste slide e queste immagini, non ci sono altre domande, oppure poi dopo potete chiederci quello che volete. Sempre se lei è d'accordo, Presidente, chiederei molto rapidamente all'ingegner Pini di completare questa prima parte con una piccola esposizione che riguarda l'applicazione della legge 68 e il coordinamento con le altre forze dell'ordine. Poi rapidamente chiederei, se lei è sempre d'accordo, ai colleghi Carella e Lupo di parlare del DPCM Lepta, e chiuderei poi col direttore Bratti per la parte relativa alle carenze, diciamo, del sistema, gli aspetti da migliorare dal punto di vista delle risorse umane, infrastrutturali ed economiche. Possiamo procedere? Allora, Prego. scusi Presidente, non la sento. Sì, Ok, prego, grazie. prego. Allora prego l'ingegner Pini. Grazie, grazie. Sì, grazie Presidente. Molto rapidamente in materia di legge sugli ecoreati, voglio solo riportare l'importante lavoro che è stato realizzato in ambito SNPA. Di raccolta di tutti i dati che afferiscono alla applicazione pratica delle cosiddetta procedura di prescrizione tecnica, che è una delle parti che dal punto di vista operativo, dal punto di vista del coinvolgimento del sistema nazionale, è stata più importante in termini di operatività del sistema. Saprete probabilmente che la legge Ecoreati, la legge 68 del 2015, oltre ad aver introdotto nel nostro codice penale i reati a natura ambientale, ha anche individuato una procedura per talune violazioni di prescrizioni nell'ambito delle ispezioni ambientali o delle procedure cosiddette speditive o di prescrizione tecnica in capo agli operatori per poter risolvere violazioni che sono caratterizzate da una minore gravità in termini di danno ambientale. Il prerequisito è che non ci siano danni permanenti
ambientali derivanti da sanzioni di questo tipo. L'SNPA ha fatto un'ampia raccolta di anche all'interno di una linea guida che è stata recentemente aggiornata, che è disponibile sul sito dell'SNPA, un'ampia raccolta, come dicevo, di circolari che sono state emanate dalle procure della Repubblica in forma anche coordinata talvolta sul territorio, e ha anche raccolto una serie di indicazioni operative per gli ispettori dell'SNPA che conducono questa attività. Questo ha consentito di migliorare moltissimo la capacità di intervento degli operatori e i tempi soprattutto di risoluzione di talune violazioni. Ricorderete che una delle finalità della norma è evidentemente una finalità di tipo deflattivo rispetto al numero di procedimenti pendenti presso le procure, e da questo punto di vista, insomma, c'è oggi una significativa un significativo apprezzamento, valutazione positiva anche da parte dell'autorità giudiziaria sull'efficacia di queste azioni in termini di risoluzioni rapide di violazioni che, ripeto, però devono avere la caratteristica di avere un livello di impatto ambientale ridotto e di non avere di non essere causa di danno o pericolo di danno in termini ambientali. Ok, può riprendere la parola. Non so se il presidente Laporta è... Non so se non si sente che è muto il microfono. Ok, eccomi, adesso mi scuso perché ci sono dei problemi di connessione, quindi eccomi qua. Se lei è d'accordo a questo punto, chiederei ai colleghi, direttore di ARPA Lombardia Fabio Carella e direttore di ARPA Lazio Marco Lupo, di voler illustrare la parte relativa ai LEPTA, che sono appunto una parte centrale dell'attività di sistema. L'approvazione del DPCM, che è stato mandato formalmente, così come approvato dal sistema, il contenuto tecnico ovviamente, al Ministero allora dell'Ambiente il 23 dicembre dello scorso anno, e che abbiamo poi comunque, diciamo, provveduto in qualche modo a riportare all'attenzione anche formale del Ministro Cingolani, l'approvazione di questo DPCM secondo noi è un tassello fondamentale anche per migliorare questo tipo di attività. Quindi, su riguardo ai contenuti del DPCM LEPTA, se lei permette, chiedo ai direttori generali presenti, ai colleghi Carella e Lupo, di voler rapidamente aggiornare la commissione su questo tema. Prego. Sì, buongiorno, sono Carella, direttore generale di ARPA Lombardia. Ringrazio il presidente Laporta, ringrazio il presidente Vignaroli e i componenti della commissione. Il presidente Laporta ha chiesto a me e al direttore Lupo di ARPA Lazio di illustrare brevemente la tematica dei LEPTA, in quanto nell'ultimo anno ci siamo in particolare occupati dello sviluppo del DPCM che, come si diceva, è stato presentato alla fine del 2020 al Ministero. I LEPTA sono sicuramente un pezzo importante della strategia di evoluzione del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, perché puntano essenzialmente alla omogeneizzazione qualitativa delle prestazioni del sistema e a un correlato livello di finanziamento, e quindi in sostanza dicono che cosa il sistema fa e quanto vale quello che fa il sistema. Lo strumento dei LEPTA lo ritroviamo descritto all'interno della legge 132/2016, in particolare all'articolo 9, quindi occorre fare una brevissima citazione della legge.
i LETTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi, nonché il catalogo nazionale dei servizi, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Salute e sentita la Conferenza Stato-Regione. Il Ministro dell'Ambiente, per la redazione del DPCM, si avvale del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente. Quindi questo è ciò che recita la legge. In sintesi, attraverso i LEPTA, i criteri di finanziamento e il catalogo dei servizi, si legano tre fattori importanti della nostra attività. La domanda territoriale, cioè ciò che il territorio chiede, il volume delle attività, sia in termini quantitativi, appunto come volume, che in termini qualitativi, come qualità delle prestazioni erogate, che il sistema appunto eroga in funzione della domanda del territorio, e il terzo fattore importante che viene legato è quello del finanziamento. Quindi si cerca di mettere insieme in sostanza questi tre fattori. Questo elemento di sintesi è importante per capire qual è lo scopo che si prefigge attraverso lo strumento dei LETTA e perché questo strumento è ritenuto, come si diceva prima, un pezzo importante della strategia del sistema. Visto che il Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente è l'organo con cui il Ministero dell'Ambiente sviluppa la proposta di DPCM, noi questo abbiamo fatto nell'ultimo anno, insieme appunto al collega Marco Lupo, insieme ai colleghi di ISPRA e anche lavorando insieme ai tecnici e ai giuristi del Ministero dell'Ambiente. Tutto questo lavoro ha permesso, come diceva prima il Presidente Laporte, di consegnare alla fine dell'anno passato una proposta di DPCM al Ministero stesso, proposta che è stata condivisa all'interno del sistema e che il sistema ha approvato all'unanimità. Quindi dal nostro punto di vista questa proposta è la proposta su cui si può lavorare e che dal nostro punto di vista può portare gli obiettivi che ci siamo posti. Come è strutturata questa proposta? Questa proposta di DPCM è strutturata in 8 capi, 21 articoli e 7 allegati. È stato predisposto uno strumento ovviamente di natura giuridica, quindi scritto in linguaggio giuridico, però concentrato in particolare sulle definizioni, sui principi e su meccanismi semplici e comprensibili di attuazione, rimandando poi per successivi aspetti di approfondimento a ulteriori DPCM. Molto brevemente, il capo da 1 a 5 trattano il tema dei LEPTA, dei servizi e delle prestazioni. I LEPTA, quindi i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali, sono individuati come aree di attività. Queste aree di attività all'interno del DPCM sono sostanzialmente 6: il monitoraggio dello stato dell'ambiente, il supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per le autorizzazioni e l'amministrazione del territorio. Il terzo LEPTA riguarda le attività ispettive di controllo e di verifica. Il quarto, il supporto nelle emergenze e nelle attività di protezione civile. Il quinto, il supporto generale alla governance dell'ambiente. E il sesto, il supporto alle attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica esercita dal Servizio Sanitario Regionale, quindi nazionale, scusate. Quindi queste qui sono i sei LEPTA. A loro volta i LEPTA sono funzionalmente articolati in servizi e i servizi vengono erogati attraverso le prestazioni. Le prestazioni sono le attività di natura tecnica finalizzate al raggiungimento degli scopi, diciamo così, sociali delle agenzie e di ISPRA. Per dare un'idea, è una struttura quindi costruita con livelli diversi di approfondimento a piramide, per cui a ogni LEPTA corrisponde un certo numero di servizi, ai servizi corrispondono un certo numero di prestazioni. Tutto questo descrive in sostanza quello che le agenzie fanno sul territorio nazionale. Ovviamente le attività delle agenzie sono per la gran parte omogenee, ci sono però alcune differenze. Ora, per dare un'idea concreta, vi illustro per esempio molto rapidamente come è articolato il LEPTA relativo alle attività ispettive di controllo.
È articolato in un primo servizio che riguarda le ispezioni e i controlli previsti dalle disposizioni nazionali, un secondo servizio che sono le ispezioni e i controlli programmati su base territoriale, un terzo servizio che sono le azioni di verifica ambientali complementari alle attività ispettive di controllo, un quarto servizio sulla sorveglianza sulle attività soggette a valutazione ambientale preventiva e un quinto servizio sono le attività di supporto all'azione dell'autorità giudiziaria. Nel servizio numero uno, poi non li cito tutti perché sennò diventa troppo lunga, nel servizio numero uno, ispezioni e controlli previsti dalle disposizioni nazionali, sono previste le prestazioni ispezione aziende RIR soglia superiore, ispezione aziende RIR soglia inferiore, ispezione aziende AIA non zootecniche e ispezione aziende AIA zootecniche. In questo modo abbiamo costruito una catena letta servizi e prestazioni che in sostanza descrive tutto quello che fa il servizio, che fa il sistema. E questo è contenuto dal capo 1 al capo 5 della proposta di DPCM. Nei successivi capi, il capo che va dal capo 6 al capo 7, al capo, come dicevo, 8, sono invece trattati gli aspetti quantitativi, qualitativi e programmatici ed economici relativi ai LETTA. Quindi, in sostanza, tutti quegli elementi che legandosi a quanto detto prima in relazione a LETTA, servizi e prestazioni, descrivono la domanda territoriale e quindi le quantità di attività richieste, le modalità con cui queste attività sono svolte e costi legati a queste attività e lo sviluppo dei programmi di lavoro dal programma triennale del sistema fino ai programmi e ai piani delle singole agenzie. E questo è in sostanza l'insieme della proposta che stiamo andando a sviluppare, che come ho detto punta essenzialmente a definire un livello minimo ed omogeneo di prestazioni e a legare a queste prestazioni l'aspetto della programmazione e del finanziamento. Stiamo sviluppando, in attesa di avere riscontro da parte del Ministero rispetto a questa bozza di PCM, stiamo sviluppando gli atti attuativi e regolamentativi connessi, quindi le procedure per il calcolo standardizzato dei parametri quantitativi dei LETTA, i parametri e le modalità per l'individuazione dei processi standardizzati, i parametri operativi e le procedure per la definizione dei costi standard. In particolare su quest'ultimo punto c'è da notare che abbiamo stabilito una connessione importante con una società in house pubblica che si chiama SOSE, che lavora da tempo nel campo dei costi standard, in particolare dei comuni, delle amministrazioni locali, ma non solo, e attraverso la collaborazione di SOSE, che ha un contratto con l'ISTRA, stiamo cercando in sostanza di utilizzare esperienze già pregresse nel campo della definizione dei costi standard per attenerci a queste esperienze, ovviamente mutatis mutandis, rispetto agli atti regolamentativi che noi stiamo costruendo. Ultima cosa che tocca dire, in questo momento la bozza del PCM è in mano al Ministero della Transizione Ecologica. Noi ovviamente siamo a disposizione per completare il dialogo che abbiamo già iniziato in fase di redazione della bozza e arrivare a una proposta che possa essere presto portata ai successivi passi di approvazione. Vi ho fatto una sintesi molto rapida, avrete nella documentazione che vi mettiamo a disposizione insieme al collega Lupo una descrizione più ampia di tutti i temi che ho toccato e evidentemente anche copia della proposta di DPCM che abbiamo inviato al Ministero dell'Ambiente, oggi Ministero della Transizione Ecologica. Con questo avrei chiuso, se il collega Lupo vuole aggiungere qualcosa. Mando solo, avete ricevuto un feedback da parte del Ministero, quindi... Allora, come no. TIC1 no, ufficialmente no, come diceva prima il Presidente Laporta, abbiamo immediatamente, dopo il suo insediamento, abbiamo immediatamente fatto presente
al nuovo ministro la strategicità e l'urgenza che ha per noi l'approvazione di questo DPCM, unitamente a quello che si citava prima, peraltro altrettanto importante, il DPR sull'ispettore ambientale. Quindi siamo confidenti di poter ricevere a breve un feedback decisivo per avviare le attività che dicevo prima. Presidente Vignaroli, se mi permette solo a completare, semplicemente affidare anche all'interlocuzione della Commissione col Governo una previsione a cui noi atteniamo grande importanza, che era contenuta nel PNRR versione 12 gennaio e che ci auguriamo venga mantenuta nella missione 5, mi pare, relativa alla parte ambiente e salute, dove era prevista una misura specifica, allora era stata inserita su proposta del ministro Speranza con il parere favorevole del ministro Costa, una misura specifica per finanziare un progetto ambiente salute che riguardava sia il potenziamento della rete laboratoriale, che tra l'altro è uno degli oggetti principali della legge 132, sia proprio un finanziamento, sia pure iniziale, dell'EPTA. Quindi su questo noi ovviamente stiamo continuando a monitorare la situazione, ma ci permettiamo di affidare anche questo messaggio alla Commissione bicamerale. Ovviamente il grado di interlocuzione col governo della vostra Commissione è senz'altro più incisivo del nostro, ma era questa una misura già contenuta con un finanziamento iniziale che non completava quell'analisi che Fabio, il collega Carella, vi ha prospettato, ma che sicuramente era un segnale iniziale molto molto importante per ragionare sia in termini di potenziamento dei laboratori, sia in termini di attuazione di LEPTA, ma soprattutto per continuare a lavorare su questo rapporto ambiente-salute che è quanto mai decisivo. Ora, sempre sarei d'accordo, andrei rapidamente a completare, affidando l'ultimo punto delle domande che lei mi ha chiesto, anche rispetto non solo alle risorse che ci servono, ma anche al tema della collaborazione istituzionale con le altre forze dell'ordine, al nostro direttore generale Bratti. Sempre appunto lei sia Sì, no, d'accordo. prima Grazie. chiedevo se, chiudendo Prego. questa cosa dello strumento giuridico del decreto LEPTA, se questo ai fini pratici cosa cambierà per quanto riguarda la prevenzione del fenomeno degli incendi e le regioni, che atteggiamento hanno rispetto a questi standard? Allora, cosa cambierà? Come diceva prima il collega Carella, c'è uno dei sei LEPTA che riguarda proprio le attività, diciamo, ispettive di controllo. Quindi permetterà, come dicevo in apertura, insieme all'attuazione del regolamento ispettori, alcune significative implementazioni nelle attività tecniche, ma soprattutto quello di poter essere in grado, dal mio punto di vista, di poter elaborare una strategia nazionale, perché avremo completato tutti gli strumenti propedeutici che ci consentiranno poi di ragionare con le agenzie, non solo condividendo ormai strumenti di lavoro tecnici, quelli a cui faceva riferimento il collega Pini nella prima parte dell'audizione, ma anche un contesto di riferimento anche di carattere, diciamo, poi di finanziamento, ma soprattutto di omogenizzazione delle prestazioni tecniche, quindi che andranno ancora più ad affinarsi e che quindi a quel punto potranno essere anche, come dire, sinergizzate, essere messe in un contenitore strategico anche in un'ottica che è poi quella che già in parte governa il sistema di sussidiarietà tra diverse esperienze regionali, perché in molti casi potremmo aver necessità di apporti, diciamo, sussidiari di un'agenzia rispetto ad un'altra. Diciamo, questa secondo me sarà poi la considerazione da un punto di vista generale, ma non, direi non meno importante, non meno rilevante, questa è la considerazione più importante. L'altra domanda qual era, Presidente? Beh, anche ai fini dell'omogenizzazione, che immagino sia Sì, importante, qual è stata, insomma, la risposta delle assolutamente. regioni Ah, sulla le, sulle, situazione? su, bah, sulle, sulle, sulle regioni, diciamo, non abbiamo avuto un'interlocuzione ancora formale, ci ovviamente affidiamo
e ci fidiamo dei feedback che ci hanno dato le agenzie regionali. Come le diceva prima il collega Carella, il documento sull'EPS è un documento approvato all'unanimità. Quindi tutte le agenzie regionali che hanno avuto poi modo di confrontarsi con le strutture delle regioni lo hanno condiviso e quindi non abbiamo, diciamo, motivo al momento di ritenere che l'interlocuzione che poi si dovrà svolgere in sede di conferenza Stato-Regioni potrà determinare un effetto contrario, certamente potrà aiutarci a migliorare il testo, ad implementarlo ulteriormente, ma non riteniamo, sulla base delle nostre interlocuzioni, che ci siano atteggiamenti contrari. Tanto più che, adesso ne parlerà il direttore, credo, un emendamento che andava proprio a potenziare il personale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Definendo meglio l'ordinamento professionale, l'inquadramento professionale, che era stato questo emendamento di iniziativa parlamentare, si era provato ad inserirlo nella recente legge di bilancio, era stato sottoscritto da tutti i partiti presenti in Parlamento. Poi non è stato possibile inserirlo per altro tipo di ragioni, però conteneva nella relazione esplicativa anche questo tema dell'attuazione dell'EPTA e, ripeto, è stato motivo di grande soddisfazione per noi il fatto che l'emendamento, la proposta emendativa, che era stata proposta dall'onorevole Braga, fosse poi stata comunque sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari. Quindi, insomma, anche un ringraziamento per l'attenzione di tutti i partiti a questo tema. Se non ricordo male. Adesso, se lei mi permette, se ho risposto alle sue domande, la prego di autorizzare il direttore Bratti a Sì, chiudere la prego. nostra. Prego. Buonasera a tutti, buonasera Presidente e i commissari e a tutti i colleghi. Ma un paio di cose. Una, parliamo di controlli e quindi la necessità di lavorare insieme alle altre forze di polizia è assolutamente fondamentale. Se ne è discusso tanto. Noi già da qualche anno abbiamo attivato, direi che forse un paio d'anni avevamo attivato una convenzione con l'Arma dei Carabinieri, molto basata a quel tempo sull'attività dei Carabinieri forestali, che però è scaduta e la stiamo rinnovando con un indirizzo molto forte sulla parte invece dei controlli e sul tema delle verifiche dell'emission trading. L'anno scorso noi abbiamo fatto oltre 120 euro, 120 ore, scusate, di formazione nei confronti per l'Arma dei Carabinieri, una formazione in cui siamo molto contenti di continuare a fare, per quanto molto impegnativa, perché ovviamente serve a condividere alcune basi di carattere tecnico che poi abbinate alle capacità investigative che hanno loro, possono consentire di fare verifiche e controlli sul territorio migliori. Stiamo anche concludendo a breve una convenzione con la Guardia di Finanza per l'utilizzo dei loro mezzi aerei soprattutto, ma anche navali, per cercare di aumentare l'attività di controllo, spingendola più sull'attività diciamo di carattere preventivo. Ora, non c'è dubbio che, come è stato detto dai vari colleghi, rimanendo nel settore dei controlli, l'idea di poter avere migliaia di persone sul territorio che controllano e verificano altrettante migliaia di impianti, qui parliamo non solo di impianti di autorizzazione ambientale integrata, ma come hanno ricordato i colleghi, vi sono migliaia di impianti in Italia in autorizzazione semplificata che di fatto sfuggono ad un controllo capillare. Quindi la necessità probabilmente di fare una politica sui controlli diversa, almeno io la penso così, rispetto a quella che abbiamo fatto fino ad oggi, basato molto sull'ex post, oppure come ricordava il collega Pini, su tutta una serie di considerazioni più di carattere ambientale, che è giusto che un'agenzia per l'ambiente faccia, ma che molto probabilmente, alla luce anche delle cose che sono capitate, necessitano di introdurre nella programmazione delle condizioni diverse. Quindi la conoscenza del gestore
molto probabilmente è importante, anche se si tratta di impianti che da un punto di vista ambientale possono essere potenzialmente meno pericolosi di altri. È necessario quindi, a mio parere, sviluppare molto di più delle sinergie fra le varie forze, anche se le agenzie lavorano più sui controlli di carattere tecnico-preventivo e molto meno su quelli di carattere ex post, che invece interessano a volte notizie di reato, in cui poi i carabinieri o altre forze di polizia intervengono. Però molto probabilmente, se si riuscisse a mettere in campo, se ne parla da tanto tempo, ma in realtà ci si muove con una certa fatica, un'attività di intelligence potrebbe essere molto, molto utile, potrebbe garantire dei controlli a valle sicuramente più mirati, che se poi vengono associati all'utilizzo delle nuove tecnologie si potrebbero dare delle risposte, a mio parere, più efficaci rispetto all'attività che viene svolta oggi. Non tutto può essere fatto in questo modo, ma buona parte sicuramente sì. Così come, Presidente, mi permetto di dire, è necessario anche sbloccare i fondi. L'ingegner Pini ha parlato delle pratiche estintive della legge 68. Ricordo che ed è una discussione che noi più volte abbiamo intavolato con il Ministero a suo tempo, i circa sono già 3 anni, saranno diventati più o meno oltre 10 milioni di euro che riguardano le sanzioni correlate alle parti estintive della legge 68, che sono risorse che potrebbero essere impiegate non solo dal sistema agenziale, anche dalle altre forze eventualmente che esercitano il controllo di questi impianti, ma che aiuterebbero soprattutto se venissero finalizzate per potenziare, mi permetto di dire, le assunzioni all'interno del sistema. Il collega Carella ha parlato dei LEPTA in maniera molto dettagliata. Io vi dico che da un ragionamento molto grossolano, se vogliamo, ma che poi troverà, io credo, nel lavoro che stiamo facendo anche con SOSE, questa società diciamo che si occupa di costi standard, avevamo fatto alcune simulazioni. Oggi il sistema, per poter garantire dei livelli essenziali per tecnici, per la tutela ambientale sul territorio, ha necessità di colmare un gap dal punto di vista economico che ruota attorno ai 150-200 milioni di euro, che sono in buona parte personale, c'è poco da girarci intorno. Abbiamo la necessità, se ne sta parlando molto, di introdurre delle forze nuove nella pubblica amministrazione. Io credo che le prime forze che devono essere introdotte siano quelle che abbiano delle caratteristiche tecniche per poter appunto garantire sia in ambito sanitario e anche in ambito ambientale quel controllo, quelle verifiche, quel monitoraggio del territorio di cui abbiamo assolutamente bisogno. E a distanza poi, mi permetto di dire, di 5 anni dall'approvazione della legge, perché la legge 132 del 2016, crediamo che almeno il regolamento sugli ispettori ambientali dovrebbe essere approvato in tempi brevi. Suona quasi, cioè quasi viene da sorridere, perché dopo 5 anni un regolamento che di fatto non prevede nemmeno un contributo di carattere economico, quindi è un regolamento di carattere ordinamentale molto utile, che fa un po' di chiarezza sulla figure che devono svolgere le ispezioni, credo che sia un tema che debba essere definitivamente risolto in tempi non brevi, ma brevissimi, perché dopo 5 anni credo che avere ancora questa mancanza sia una mancanza molto, molto forte. È cambiato il governo, è iniziata una nuova interlocuzione che speriamo sia fruttifera da questo punto di vista. C'è la necessità di sbloccare anche il tema dei LEPTA, sebbene magari quella quantità economica non sia disponibile, ma almeno il DPCM potrà consolidare un tipo di attività, un tipo di lavoro che oggi, come è stato dimostrato, viene comunque realizzato con grande fatica, trovando ovviamente dei livelli omogenei discutendo tra i vari direttori e tra i tanti tecnici che sono impegnati sul territorio, ma che se fosse
questo tipo di collaborazione sancita da provvedimenti, da ulteriori provvedimenti normativi, sarebbe per tutti noi molto più semplice svolgere il nostro lavoro. Ecco, io queste poche cose mi sono permesso di dire con veramente una richiesta alla Commissione, perché so che è una Commissione molto attenta, di farsi magari anche portatrice di alcune istanze, perché credo tutto il Paese possa beneficiare da un lavoro più capillare, più moderno, più efficiente, più efficace di controllo e monitoraggio sul territorio. Grazie, Presidente. Grazie. A proposito, volevo chiedere, scusate, due cose. Una per quanto riguarda i finanziamenti, nel senso, a voi, cioè, quanti soldi arrivano e arrivano divisi come? In parte a livello nazionale e in parte a livello regionale, insomma, se ci parlate del vostro, diciamo così, budget, se questo budget ci sono stime, insomma, in aumento, in diminuzione, come è variato nel corso degli anni. E poi se potete darci qualche informazione sul decreto sicurezza degli impianti, l'articolo 26 bis, come sta evolvendo. Allora, Presidente, facciamo così, parliamo prima, rispetto alla prima domanda, vediamo se si riesce a ripristinare anche il video, se no lo tolgo subito. No, lo tolgo. Rispetto alla prima domanda farei, diciamo, una distinzione generale. L'ISPRA e come sistema dobbiamo distinguere l'organizzazione giuridica dell'ISPRA e l'organizzazione delle agenzie. L'ISPRA è un istituto superiore di ricerca, così è inquadrato giuridicamente, che ha diciamo, dei compiti e un'autonomia che derivano proprio da questa natura, e che è finanziato sostanzialmente attraverso un capitolo di bilancio ordinario, quindi con fondi provenienti MEF, ma che poi vengono girati su un'apposita partita diciamo di bilancio, un'apposita partita di bilancio, una partita di giro dal Ministero della Transizione Ecologica. Anche questo trasferimento di fondi, per quanto fosse certo, perché fa parte di somme stabilite nella cosiddetta tabella. Nelle tabelle allegate alla legge di bilancio, quindi l'entità era certa, nel corso degli anni non è stato sempre semplice perché solo negli ultimi tempi abbiamo poi raggiunto un accordo col MITE per un trasferimento di queste risorse che costituiscono circa tra l'85 e il 90% del bilancio complessivo dell'istituto, diciamo in un'unica soluzione. Lei pensi che quando io qualche anno fa sono arrivato a direttore generale, questi soldi venivano trasferiti in quattro tranche trimestrali, che spesso erano precedute da un cospicuo scambio di note e spesso anche con qualche ritardo. Tanto ritardo che un anno siamo stati costretti ad un'anticipazione di cassa attivando l'apposito fido dell'istituto cassiere. Questo ovviamente non sfugge, che porta poi diciamo spese ulteriori. Questa situazione comunque ormai si è andata normalizzando negli ultimi 2 o 3 anni, e quindi siamo riusciti, diciamo, poi ad avere questa tranche contributo ordinario sostanzialmente diciamo in un'unica soluzione. Poi c'è una parte, poi magari su questo chiederò ai direttori di entrare un po' più nel merito, che per quanto riguarda ISPRA proviene da progetti di ricerca, progetti europei o finanziamenti specifici per attività specifiche, e che diciamo porta poi complessivamente il bilancio dell'istituto, può variare, ma insomma siamo tra i 10 e i 15 milioni in più l'anno rispetto al contributo ordinario. Ovviamente noi abbiamo calibrato tutta una serie di attività ordinarie, comprese le assunzioni di personale a tempo indeterminato, sulla base della capacità che ci deriva dal bilancio ordinario. Questo perché ovviamente dobbiamo garantire certezze, quindi tutte le spese correnti sono su quei capitoli. E quindi noi, diciamo, sotto questo profilo funzioniamo così.
Adesso magari il direttore dirà che ci sono un paio di provvedimenti in itinere che ci consentiranno anche qui di sbloccare delle situazioni assunzionali. Diciamo, grazie all'incremento di contributo ordinario che abbiamo avuto tra il 2017 e il 2018, diciamo, grandi problemi sulla situazione attuale non ne abbiamo, certo, visto in prospettiva, poi adesso ripeto, il direttore vi dirà un paio di cose, abbiamo qualche esigenza ulteriore. Rispetto alle agenzie, le agenzie sono enti No, per strumentali. capire, quindi scusi, questo fondo a quanto ammonta annualmente di denaro e se è costante nel tempo, se è in aumento o in diminuzione? Allora, Sandro, puoi essere tu più Allora, preciso, diciamo 99 milioni è il bilancio. sì, il bilancio di Cipra è complessivamente 110-112 milioni di euro. Il contributo del Ministero è aumentato nel corso degli ultimi 4 anni di circa 8-9 milioni di euro. L'Istituto fino a 7-8 anni fa aveva dei seri problemi dovuti appunto a una mancanza di trasferimento adeguato, come ricordava il Presidente. Oggi l'Istituto è in condizioni economiche buone, con una particolarità che nel momento in cui si verserà sull'Istituto una quantità di attività collegate alle autorizzazioni, legate soprattutto al recovery, vi ricordo che ci sono circa 87 miliardi di fondi sulla parte linea 2, transizione ecologica, buona parte sono impianti che devono subire una valutazione di impatto ambientale per quanto essi siano innovativi. Abbiamo già discusso con il Ministero e tra l'altro ci sono anche emendamenti in corso nel decreto ristori di questi giorni al Senato. Abbiamo la necessità urgentissima di potenziare quell'attività di valutazione di impatto ambientale, perché allo stato attuale non saremo assolutamente in grado di far fronte con quella tempistica del Recovery Fund alle necessità di valutazione che ci arriveranno dalla nuova impiantistica. Poi invece per quanto riguarda le agenzie, credo che i due colleghi siano ampiamente titolati per poterne parlare. Vi dicevo prima, abbiamo fatto un conto, sono circa 8, 7, dai 750 milioni a 800 miliardi, milioni di euro il costo complessivo del sistema, varia da regione a regione, ma forse è più opportuno che ne parlino i colleghi Lupo e Carella. Sì, magari su questa parte posso intervenire io, visto che il collega Carella ha illustrato la questione dei LEPTA. Diciamo che le agenzie intanto sono finanziate dalle regioni. E la maggior parte, anche qui c'è una situazione molto eterogenea, diciamo che la stragrande maggioranza delle agenzie vengono finanziate attraverso il fondo sanitario. Ormai praticamente tutte, credo anche la Sicilia sia passata a questo meccanismo dopo che era stata ormai l'unica che era al di fuori del fondo sanitario. E ovviamente non vi sono delle percentuali omogenee, quindi sono dei finanziamenti che sono rimasti all'incirca non modificati nel tempo, quindi non si fa riferimento a delle percentuali precise, rispetto al fondo sanitario. Questo ha determinato ovviamente una situazione di grande eterogeneità. Io, ovviamente, per esempio, faccio l'esempio della mia regione, no? Della regione Lazio. La regione Lazio che per superficie e popolazione può essere paragonata all'incirca all'Emilia. Ha una dotazione organica di 500 persone circa, l'Emilia al netto dei provinciali che ha assorbito recentemente ce l'ha di 1000, quindi voglio dire ci sono delle situazioni veramente, come posso dire, molto, molto diversificate. Ovviamente le regioni del sud, le agenzie del sud sono molto meno strutturate di quelle del centro-nord, ecco. Il
Il finanziamento comunque è interamente a carico delle regioni. Ora, in un contesto di questo tipo, cioè con delle differenze così forti in termini di risorse destinate e di personale destinato alla protezione ambientale, è chiaro che parlare di un livello omogeneo di prestazione ambientale su tutto il territorio nazionale diventa, come dire, impossibile, no? Quindi è chiaro che la sfida, ed è quella che abbiamo cercato di cogliere nella bozza di DPCM Letta, è quella di non determinare un livellamento verso il basso, ma quella di determinare un livellamento verso l'alto, cioè fare in modo che tutte le agenzie raggiungano quei livelli di prestazione che alcune agenzie oggi garantiscono. Poi ne approfitto per ovviamente fare anche da parte mia come dire, sollecitare la sensibilità del Presidente, che so che è molto attento a queste questioni, il Presidente Vignaroli, e cioè è veramente, come dire, complicato oggi assolvere a tutte le funzioni crescenti che vengono assegnate al sistema e far fronte alla sfida che ci aspetta del recovery che il direttore Bratti ha ricordato, se non, come dire, se l'ambiente non si tutela investendoci delle risorse. Cioè qui non è sufficiente per tutelare l'ambiente fare una norma e assegnare alle ARPA o al sistema una funzione. Qui se si vuole tutelare l'ambiente bisogna destinargli delle risorse. Quindi pensare di investire nel nostro paese 300 miliardi e parlando di transizione ecologica e non investire un euro nel sistema di protezione ambientale, che peraltro deve valutare tutte le opere che passano attraverso il recovery, penso che sia un controsenso. Quindi insomma, speriamo che anche questa audizione sia l'occasione per sensibilizzare un po' chi di dovere a fare un po' più di attenzione, ecco, al rafforzamento del sistema di protezione ambientale, che molto spesso invece, secondo il nostro parere, non è adeguatamente supportato. Basti pensare che un DPR come quello sugli ispettori ambientali, che peraltro è indispensabile per poter nominare ufficiali di PG, dopo 5 anni è ancora nei cassetti del Ministero, cioè è una cosa questa che credo che debba far riflettere. Infatti era proprio qui che volevo arrivare, nel senso che e mi domando se in questo futuro decreto, in questi futuri decreti, sia previsto un sistema di tamponamento di questo, nel senso se una regione X non dà adeguate risorse, voi in generale come ISPRA, SNPA, come avete un fondo, diciamo così, di garanzia che possa in qualche modo compensare questa cosa rispetto al budget che avete, No, oppure non, no, non avete questo. previsto nessun sistema per compensare queste No. differenze economiche? No, Presidente, è ovviamente un lavoro di questo tipo non si può fare all'interno di un DPCM, no? Come dire, il DPCM deve definire i livelli essenziali di prestazione, poi deve definire il costo. In termini molto semplicistici, ovviamente, il costo unitario di ogni prestazione sulla base di costi standard, e dopodiché è chiaro che nell'approvazione del DPCM, che deve passare comunque dalla conferenza Stato-Regioni, dal Ministero dell'Economia e dal Ministero della Salute, occorre trovare una sintesi anche per quanto riguarda le risorse da investire. Quindi noi avevamo fatto al precedente ministro anche una quantificazione che ha ricordato prima il direttore Bratti di quello che secondo noi è necessario per livellare e garantire un livello omogeneo su tutto il territorio nazionale, ovviamente non solo in termini di risorse finanziarie, ma anche in termini di norme che garantiscano al sistema poi di reclutare le professionalità che sono necessarie, perché adesso non voglio aprire anche questa questione, ma il problema insomma, della pubblica amministrazione è che non è facile poi reperire le professionalità che sono necessarie per stare al passo con l'evoluzione tecnologica che caratterizza i nostri tempi. Però, limitandoci alla parte finanziaria, è chiaro che una volta individuati i livelli essenziali di prestazione ambientale,
il confronto deve essere sulla parte economica, cosa che non è demandata dalla legge al DPCM, ovviamente, quindi non potevamo inserirlo là dentro. No, questo anche a livello pratico per capire, quindi se io fisso un livello qualitativo tendente all'alto, non certo al basso, ma una regione non garantisce il finanziamento all'agenzia regionale, il giusto finanziamento per garantire questo standard, cosa succede? Che quindi rimane questa uniformità e questi standard di alto livello, diciamo così, rimangono lettera morta, oppure magari si utilizzerà quel fondo che magari è destinato ad ISPRA in generale, quei 112 milioni di euro, per compensare e tamponare alcune difficoltà locali o no? Per capire. No, non c'entra niente, scusi Presidente. Cioè, i 100 milioni che c'è nel bilancio, ISPRA non è che fa solo controlli ambientali, ISPRA fa una serie di attività molto diversificate che riguardano le questioni ambientali, non solo il tema dei controlli. E quindi i 100 milioni di euro e oltre sono budget che occorre all'istituto, così come i 75 milioni di euro di ARPA Emilia Romagna. Adesso dico ARPA Emilia Romagna perché ho fatto il direttore, mi ricordo più o meno qual era il bilancio dell'agenzia, ma quelli sono quasi tutti stipendi e ovviamente un po' di attività di funzionamento delle agenzie. E il tema dei livelli del raggiungimento dei LEPTA è un tema più complesso. Allora, noi ci siamo ripromessi e stiamo garantendo in ogni caso degli standard qualitativi omogenei su tutto il territorio con uno sforzo non indifferente, perché le agenzie e anche noi siamo in difficoltà. Se si vuole raggiungere dei livelli ottimali in base alle norme vigenti, e le norme vigenti comunque vengono rispettate, ma se si vuole raggiungere uno standard elevato, più elevato di quello attuale, più c'è la necessità di fare un investimento. Allora, noi adesso abbiamo definito i criteri, le caratteristiche e stiamo lavorando per definire questi livelli. Dopodiché è evidente che occorre un investimento, per poter, che è un investimento fatto fondamentalmente, l'hanno detto anche i colleghi, di professionalità. Cioè, noi abbiamo bisogno, di investire il nostro un capitale umano, cioè noi abbiamo bisogno di investire sul capitale umano, quindi di introdurre delle forze professionali giovani di un certo livello all'interno di queste delle diverse agenzie. Poi è chiaro che ci sono agenzie che sono più attrezzate, agenzie che sono meno attrezzate perché hanno una storia diversa e quindi c'è la necessità di intervenire in maniera diversificata. È un percorso che non è un percorso banale, è un percorso lungo, però, ripeto, va sostenuto, se non altro nelle parti, come posso dire, regolamentative. Poi noi siamo ben consapevoli che i fondi sono difficili da trovare. Come ricordava Marco Lupo, in un provvedimento sul recovery che vale oltre 87 miliardi di euro, fermiamoci alla parte, diciamo, linea 2, transizione ecologica, sarebbe necessario, qualcosa c'è nella linea 6, come veniva ricordato dal Presidente Laporta, sulla parte dei LEP e dei laboratori, ma è necessario, insomma, implementare questa forza lavoro di livello. Però noi non è che abbiamo dei soldi a disposizione per intervenire. Allo stato attuale non abbiamo nessun fondo, e abbiamo un deficit professionale molto forte, soprattutto all'interno delle agenzie regionali. Questo è il quadro. Ok, visto che non avete un budget nazionale per tamponare le differenti realtà regionali, però nella pratica l'aiuto tra le varie agenzie, diciamo così, c'è, nel senso, se a una regione manca il microscopio X, dico un esempio banale a caso, l'altra regione ce l'ha, c'è, cioè, uno scambio o di personale o di Sì, strumentazione, questo avviene, immagino, no? Almeno questo. Ok. E Presidente, avviene scusi, così a no, titolo gratuito, oppure c'è sempre un corrispettivo e quindi magari se quella regione deve, che già ha un budget basso, riceve personale o strumentazione da un'altra regione, da un'altra agenzia, deve comunque però
pagare, cioè come a livello pratico proprio come funziona Guardi, l'aiuto? Presidente, sì, no, ho capito la domanda. Allora, come dicevo all'inizio, c'è un principio di sussidiarietà che ispira poi tutto il sistema rispetto alle eventuali carenze di un'agenzia. Questo, diciamo, si è esplicitato in varie situazioni, sia attraverso il ricorso a infrastrutturazioni, per esempio, ricordava correttamente lei alcune infrastrutture laboratoristiche, laddove se ci sono delle carenze in alcune regioni, si è cercato di fare fronte anche ricorrendo innanzitutto a infrastrutture secondo criteri di prossimità regionale, no? A meno che non siano, come dire, infrastrutture altamente specialistiche, ma diciamo ricorrendo a infrastrutture vicine. Noi stessi, per esempio, quando abbiamo avuto il problema dell'incendio dei laboratori a Castelromano, purtroppo Ispra in questi 4 mesi è stata 2 volte colpita da eventi incendiari, per fortuna senza vittime e per fortuna anche, diciamo, casuali. Abbiamo poi fatto ricorso, diciamo, anche ci siamo avvalsi dei laboratori per alcune analisi delle ARPA più a noi territorialmente più vicine. C'è un costo di prestazione che viene in qualche modo, come dire, riconosciuto, ma che spesso si tratta di indagini anche che hanno dei costi, già pagati in qualche modo dagli stessi esercenti. Per quanto riguarda l'avvalimento di personale, abbiamo avuto alcuni casi in cui è stato, diciamo, inviato sostanzialmente in missione dai direttori, in altri casi sono stati riconosciuti semplicemente i costi, diciamo, della missione, quindi delle spese di vitto, alloggio e viaggio, ma quel tipo di operazione di prestazione prestata nell'ambito dell'altra agenzia è stata riconosciuta dal direttore regionale che ha ceduto, che ha prestato, diciamo, le risorse umane come attività straordinaria della propria agenzia. Quindi il criterio c'è. Per ulteriormente, diciamo, approfondire nella fase successiva, si potrebbe pensare, come avevamo peraltro già fatto, il direttore Bratti lo ricorda meglio di me, si potrebbe pensare anche a istituire una sorta di fondo di perequazione che consenta appunto di avere sostanzialmente una situazione che diciamo, consente di far fronte a queste situazioni straordinarie. Però nel DPCM LEPTA non è previsto che una volta, diciamo, finanziati, stabiliti LEPTA e finanziati poi successivamente, diciamo, non c'è la possibilità che ci siano regioni che se ricevono una somma non la danno per quel determinato tipo diciamo, di intervento. Quindi credo che la sua preoccupazione fosse legata, diciamo, a istituire, no, a creare una sorta di meccanismo di garanzia per cui una volta stabilita l'esigenza o la prestazione e magari con i LEPTA, col finanziamento di LEPTA stabilita quella risorsa, si sia sicuri che queste risorse vadano effettivamente a finanziare in tutte le regioni, secondo criteri che poi sono stabiliti appunto negli allegati tecnici ai LEPTA stessi, queste risorse. Questo, diciamo, è previsto, ma potrebbe essere ulteriormente rinforzato con la previsione di un fondo di perequazione che peraltro non è un'idea nuova perché già 4 anni fa, l'avevamo immaginata proprio per iniziare a precostituire questi LEPTA. Adesso, quindi, diciamo, sono abbastanza confidente che approvati LEPTA col DPCM e trovata la forma di finanziamento, poi si metta a punto il meccanismo per cui questi fondi arrivino realmente a destinazione, superando diciamo, eventuali farraginosità burocratiche amministrative da parte di singole realtà regionali. Lei poi aveva chiesto, non vorrei togliervi troppo tempo, una risposta sull'articolo 26, sull'attuazione di una visione specifica che era nel decreto sicurezza, che riguardava appunto il controllo integrato del territorio. Su questo, con qualche battuta conclusiva, se lei ha ancora tempo e me lo permette, chiederei al collega Pini di darle la risposta. Sì, prego. Poi c'era, non so se vuole intervenire prima l'onorevole Patassini o aspettiamo la risposta del decreto sicurezza, come vuoi. Come vuole. Allora, prego, onorevole Patassini, così poi chiudiamo. Bene.
Grazie, io ringrazio il Presidente, ringrazio lo staff di ISPRA per la relazione approfondita e esaustiva. Poi chiaramente sulle questioni più prettamente legate all'organizzazione del personale a livello nazionale e territoriale, credo che spetti all'autonomia dell'istituzione poter operare al meglio e come sono soliti fare anche in questa sorta di mutuo supporto tra di loro e come ci auspichiamo che anche le regioni facciano la loro parte perché la tutela ambientale è un interesse di tutti i cittadini dal nord al sud, dall'est all'ovest. Quindi poi è chiaro, altre questioni potrebbero essere demandate al Ministero della Funzione Pubblica e agli organi più competenti e più appropriati su questo. Un aspetto invece sulla quale vorrei sottoporre l'attenzione di tutto del Presidente, direttore di ISPRA, è la questione che durante l'inchiesta sui rifiuti Covid che questa commissione ha licenziato qualche tempo fa, si è verificata l'esigenza di ponderare un giusto livello di controlli con la tutela dell'ambiente, soprattutto in situazioni emergenziali. È evidente che non possiamo andare a controllare nel picco della pandemia il flusso di rifiuti indifferenziati che magari viene non correttamente suddiviso e razionalizzato. E chiaramente spetta anche agli organi controllori utilizzare sia un buon senso operativo, ma sia una prospettiva in termini di prevenzione più che di repressione. Nella futura attività di ISPRA e soprattutto negli accordi con gli organi di polizia, pensate che sia questa la strada che intendete perseguire nel prossimo futuro? Grazie. Non so, ci sono altre domande, Presidente, così poi io. Onorevole Potè. Se posso, grazie Presidente, solo per sapere se rispetto ai dati che ci avete fornito delle ispezioni compiute nelle varie sedi di impianti e centri, se esiste una relazione, ecco, complessiva che potrebbe esserci utile per attingere anche alcune informazioni specifiche su determinate sedi dove avete fatto queste ispezioni e magari qualche informazione appunto afferente a ulteriori attività che potremo compiere grazie a questo lavoro che avete elaborato. Ci dica lei se possiamo Sì, rispondere, prego, andate in Presidente. chiusura e così rispondete a tutte le nostre. Ok, allora intanto, Presidente, le chiedo scusa, ma so che i colleghi Lupo e Carella e Bratti hanno un altro. Adesso no, li vedo ancora collegati. Andiamo in chiusura allora. Per quanto riguarda il tema dei rifiuti Covid, poi magari su questo rapidamente anche la collega Frittelloni. Noi diciamo abbiamo esaminato quella situazione che si poteva verificare con la pandemia anche per quanto riguarda, come la Commissione ricorda, lo smaltimento dei dispositivi medico-chirurgici di prima esigenza, no? Le mascherine, i guanti, e insieme all'Istituto Superiore di Sanità abbiamo emanato delle linee diciamo di condotta e comportamento che andavano proprio in questo senso, cioè di assicurare un corretto smaltimento, ma nell'ottica di prevenire eventuali situazioni di smaltimento non corretto e non conforme. Quindi diciamo che complessivamente rispetto al tema della gestione dei rifiuti in epoca Covid, non abbiamo segnali di situazioni diverse dal passato, di incremento di alcune situazioni. Evidentemente le stiamo monitorando con attenzione, ma riteniamo che ovviamente sia la prevenzione l'approccio giusto, perché la repressione, quando arriviamo alla repressione, già diciamo, intervenire su una patologia. E poi, se mi permette, Presidente, rapidamente su questi due temi. Se mi permette, do la parola ai colleghi Pini e Frittelloni per chiudere.
Io posso dire come ci siamo regolati in questo anno in cui abbiamo fatto i controlli con tutti i colleghi delle agenzie, sia su, diciamo, gli impianti end waste che sugli impianti, diciamo, con procedura semplificata per le attività di vigilanza e controllo legate al Ministero. Abbiamo preparato molto bene i controlli, anche facendo, diciamo, avendo dei contatti con gli operatori, quindi proprio a scopo, preventivo, visto che c'era una difficoltà oggettiva anche di andare sugli impianti in molte zone del paese. Quindi la verifica documentale precedente al controllo ispettivo sull'impianto è stata molto accurata, viene sempre fatta chiaramente anche in situazioni ordinarie, ma in questo ultimo anno si è prestata particolare attenzione a questa fase preliminare della visita ispettiva proprio per limitare al massimo la presenza presso gli impianti e anche oggettivamente per creare meno problemi possibili agli operatori che già erano in una fase di difficoltà lavorativa. Quindi abbiamo cercato, come ha detto l'onorevole Padassini, di applicare il buon senso, ecco, pur senza rinunciare all'attività di controllo. Prego il collega Vinci, il Presidente. Grazie. Sì, grazie. Posso rispondere invece alla domanda che riguarda i documenti in cui sono disponibili le informazioni che riguardano le attività di controllo. Sì, confermo che noi abbiamo delle relazioni, annuali sulle attività di controllo che vengono svolte e, quelli, i numeri che ho citato, sono contenuti nella relazione per l'anno 2019, che è in approvazione da parte del Consiglio, ma che penso non ci siano difficoltà ovviamente a rendervi disponibile nella versione sottoposta al Consiglio SNPA per approvazione per l'anno 2019, sin da subito, e trovate i dati e anche la collocazione geografica degli impianti nei quali sono state svolte le ispezioni, anche una serie di dettagli, sono documenti abbastanza voluminosi. Poi, non appena approvati in sede di Consiglio nazionale di sistema, vengono anche pubblicati sul sito dell'SNPA, quindi i dati dell'anno, ad esempio, 2017, gli anni antecedenti, comunque sono disponibili sul sito del sistema SNPA, ma provvederemo ovviamente a farveli avere anche per le annualità antecedenti. Presidente, se ha piacere, posso veramente chiudere con quattro numeri, esattamente quattro numeri che però sintetizzano, mi sembra bene, la discussione che c'è stata sulle risorse umane e finanziarie del sistema. Il piano triennale del sistema SNPA 21-23 ha in premessa proprio quattro numeri che sono i dati il numero di addetti del sistema SNPA per abitante, o meglio, per 10.000 abitanti italiani, che è il parametro tipico che viene utilizzato come intensità dei sistemi di protezione. Bene, noi siamo circa due addetti, il sistema SNPA, per 10.000 abitanti. L'altro numero che è interessante è quanto costa questo sistema. Gli ultimi dati più aggiornati, quelli del piano triennale 21-23, che ovviamente si riferiscono agli anni precedenti, calcolano il costo medio pro capite per abitante del sistema, quindi quei 750-800 milioni che diceva il direttore Bratti, ripartiti su tutto gli abitanti italiani, in 13 euro per abitante. Vi do solamente per termine di paragone gli stessi numeri per il sistema sanitario nazionale. A fronte dei due addetti per 10.000 abitanti, il sistema sanitario nazionale ne ha 190 per 10.000 abitanti, 2 l'SNPA e 190 il servizio sanitario. Il costo pro capite per cittadino dei sistemi, dicevo, 13 euro il costo pro capite per abitante dell'SNPA. Il costo pubblico a carico del sistema pubblico, del sistema sanitario, è 1.850 euro, 13 euro contro 1.850 euro. Questo per avere un'idea
delle risorse complessive in termini numerico, in termini di costi del SNPA, del Servizio Nazionale per la Protezione Ambientale. Perfetto, e per chiudere, per quanto riguarda, non so chi vuole rispondere, sul piani di sicurezza degli impianti. Ah sì, chiedo scusa, avevo dimenticato del 26 bis, sull'articolo 26 bis. Sull'articolo 26 bis noi non abbiamo come sistema nazionale una competenza diretta, come noto, perché prevede la predisposizione dei piani di emergenza interni e dei piani di emergenza esterni sotto la vigilanza sostanzialmente del Corpo del Nazionale dei Vigili del Fuoco. Noi abbiamo però dato dei contributi sia a livello di singole prefetture, quando ci è stato chiesto questo contributo in alcuni casi, in termini di dislocazione degli impianti e numerosità degli impianti. Così come siamo stati coinvolti in un recente evento in cui è stato discusso e anche presentato, sono state presentate le linee guida che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha predisposto e nel quale noi abbiamo dato dei contributi molto minimali, peraltro, in termini di parti ambientali, però non ho dati sul sistema complessivo di attivazione e devo dire che anche il numero di attivazioni da parte delle prefetture o dei corpi di vigile del fuoco nei confronti di Ispra è, per quanto diciamo a me noto, ma credo che anche i colleghi di Ispra presenti possano confermare, estremamente limitato, molto limitato il numero di interrogazioni al sistema su questo. Non so se ho capito bene o male, ma di fatto l'attuazione di questo decreto sicurezza del 26 bis non sta dando i risultati sperati? Ma in realtà, le dicevo, non è sotto la competenza del sistema, sì, quindi non abbiamo... siete coinvolti, insomma, nella... Non so se Valeria... La percezione, insomma, di com'è... No, trattandosi di impianti di trattamento rifiuti, forse Valeria qua, ma credo che insomma le informazioni in nostro possesso siano molto ridotte. Però credo, non so se mi sentite. Sì, sì. Noi abbiamo lavorato con il Dipartimento Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico del Ministero dell'Interno, col Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la redazione di linee guida che servissero, diciamo, a uniformare o a dare comunque un format che attraverso poi le articolazioni provinciali del Ministero dell'Interno potevano essere fornite a tutti i titolari e gestori degli impianti. Se le notizie che io non sono, sono vere, credo che fosse stato presentato anche un DPCM all'attenzione a gennaio, quindi poco prima che diciamo ci fosse ancora col vecchio governo, quindi poco prima che ci fosse il cambio di governo, DPCM che ancora non è stato approvato, anche perché lo seguiva per la presidenza del Consiglio il non so per quale ripartizione, diciamo, di competenze, il Dipartimento Casa Italia. Poi, come sapete, il capo del Dipartimento è stato destinato a svolgere le funzioni di capo del Dipartimento Protezione Civile, per cui sostanzialmente questi piani di emergenza esterna riflettono delle linee guida che sono alla firma del Presidente, il cui DPCM è alla firma del Presidente del Consiglio. Quindi, sbloccando quello a cascata, si dovrebbe poi sbloccare tutto il meccanismo, diciamo, territoriale. Per quello che noi sappiamo, le linee guida, diciamo, sono praticamente pronte, devono essere solo distribuite con i format per la pianificazione di emergenza. Ok, se non ci sono altre richieste di considerazioni, io direi, vi ringrazio anzitutto per la lunga e approfondita vostra relazione, e come sempre, insomma, vi rimandiamo, insomma, a un'altra, sicuramente altre occasioni.
e intanto vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Buonasera. Buonasera, Grazie buonasera. Presidente, grazie. Buonasera. Grazie a voi, grazie a Grazie, grazie voi, a tutti. grazie.